Credo che sia importante il teatro perché è un luogo dove la gente la sera si incontra, parla di teatro, parla di cultura, ma parla anche di altro, parla della famiglia, dei figli, dei nipoti. Quindi per me il teatro è sicuramente, prima di qualsiasi altra cosa, un luogo di incontro. I criteri in base ai quali scegliete gli spettacoli, quali sono? La qualità, sicuramente la qualità, la proposta di qualità, questo è il criterio principe. Poi sulla credibilità degli artisti anche, e quindi la credibilità degli artisti significa anche qualità. Questo è l'unico criterio che ci spinge nello scegliere gli spettacoli. Ci rivolgiamo a un pubblico di categoria che ama il teatro. Io non ho mai avuto, non sono stato mai d'accordo chi diceva teatro sperimentale, teatro innovazione dal teatro. Per me il teatro è uno e quindi noi ci rivolgiamo a tutti. Poi se al teatro non arriva un pubblico più curioso, questo ci fa molto piacere, e a questo pubblico noi dobbiamo dare delle proposte sempre più interessanti. Se parliamo di crisi del paese, il paese è in crisi, non vedo perché il teatro non debba essere in crisi. E poi parliamo che il teatro possa vivere senza le sovvenzioni, non è mai stato così. Quando è stato così non si sa se era un buon teatro che possa vivere senza le sovvenzioni da parte dello Stato. Ma forse è anche giusto che lo Stato intervenga sul teatro, come intervenga sui musei, per la musica, per il cinema e per tante altre attività culturali. Quindi io non ci vedo niente di strano che il pubblico intervenga. E ai giovani aspiranti operatori dello spettacolo, ai giovani attori che magari hanno la sensazione di trovare tutte le porte chiuse perché si ha la sensazione che siano comunque circuiti già occupati o chiusi, lei cosa vuole dire? Cosa voglio dire? Questa, c'è una verità in questo, ma noi operatori, come molti di oggi che staranno qui a questa conferenza stampa, sono nati con le stesse difficoltà di oggi. Oggi sono sicuramente maggiori le difficoltà per dei giovani, ma io me lo ricordo 50 anni, 40 anni fa, non esageriamo, 40 anni fa le stesse cose che diciamo adesso, le difficoltà, inserimento, c'erano anche allora. Oggi forse è ancora più difficile, Quindi cosa vuole dire ai giovani? Voglio dire che le difficoltà nel teatro esisteranno sempre, e chi riuscirà ad affermarsi sicuramente avrà anche delle qualità per potersi affermare. Questo è stato sempre e sarà sempre. Bisogna insistere caparbiamente, su questo non c'è dubbio. È la vita, il teatro, è la cultura, è tutto quello che può servire ai giovani, ai non giovani e soprattutto anche agli anziani. Io comincerei a portare i bambini a teatro subito, senza perdere tempo, certamente a cercare di vedere un certo tipo di teatro, però credo che il teatro sia una cosa veramente importante nella vita delle persone. È un fatto proprio di cultura, non c'è nulla da fare. I genitori dovrebbero cominciare con i bambini da piccoli a inculcare il piacere di andare a teatro, magari anche perché se li devono portare e se li seguono sulle gambe, non so come dire. E poi del resto però c'è un fatto, il teatro purtroppo in questo periodo non è che sia in questo momento, è che è brutto per tutti, è brutto anche per noi, quindi poi io sono un'attrice, non sono una produttrice, quindi non so forse quello che si dovrebbe fare, cercare di dare la possibilità a tutti di andarci. Di questi tempi qua, ormai con la televisione che opprime tutto quello che può essere la speranza per un giovane, perché dico opprime la speranza per il teatro, perché offre ben altro, e quindi magari sono tutti puntati a voler arrivare subito ad essere famosi, a guadagnare assai. Io in questo momento non so che dire, dico solamente che noi della nostra generazione e anche quelle della metà, quelli che stanno più vicino ai giovani, abbiamo sempre fatto dei sacrifici perché abbiamo amato veramente fare il teatro. Quindi io dico amatelo e cercatelo di farlo con serietà, con passione, con amore, e magari rinunciando pure a qualche cosa, facendo qualche sacrificio. Qui non si può nascondere che la storia del teatro nuovo è la storia di questa parte, coincide con la storia di questa parte della città, che il ruolo che il teatro nuovo ha avuto sia dal punto di vista della presenza civica su un territorio, sia dal punto di vista dell'emanazione di questa presenza, di ciò che qui si è prodotto. Hai citato gli artisti che sono passati di qua, tutto questo non poteva ovviamente non essere custodito, osservato. Io dico che se una parte dei fondi che vengono destinati, dei fondi POR che vengono destinati ai grandi eventi della città, che sono il benvenuto ma che devono convivere col fatto di fare attività e sviluppo e produzione con l'ordinaria vita di una città, quindi se una parte di quei fondi che sono gestiti in questo momento da un'unica entità
fossero distribuiti in maniera solidale da un lato, ma soprattutto pensata ai fini della crescita dei territori, se quelle risorse avessero una distribuzione e caratterizzassero l'attività annuale in tutti i luoghi della città dove si fa teatro, questo potrebbe essere un segnale forte. Però è un processo di cui stiamo discutendo anche con la Regione, perché è evidente che se le risorse sono quelle e sono la misura 1.10 per la cultura, non possono essere investite soltanto sul teatro festival, ma devono avere un canale di attività messa a bando con idee e progetti finanziabili attraverso, se quella è l'entità che lo sta facendo, cioè la Fondazione Campania dei Festival, che si mettono a bando idee per fare attività su tutto. E quindi anche al Teatro Nuovo, alla Sala Soli, come al TAN all'area nord, come a San Giovanni o come a Ponticelli, come alla Masseria Luce, lì tutti questi luoghi possono diventare luoghi dove si animano territori e si sviluppano competenze attraverso finanziamenti pubblici che sono destinati a quelli. Fondi per lo sviluppo sono quelli, significa che un creativo, un drammaturgo importante come Enzo Moscato può andare a Ponticelli a fare dei laboratori e l'amministrazione pubblica deve finanziare quello, deve poter finanziare quello, perché quello significa crescita dei cittadini e dei territori.